Il focus settimanale è dedicato alla tavola rotonda promossa dalla Fisascat CISL sul tema bilateralità, welfare contrattuale e formazione continua, che si è svolta al Centro Studi della CISL di Firenze in occasione della chiusura del secondo corso lungo di formazione promosso dalla categoria. Il servizio di Fulvia Silvestroni. La bilateralità come opportunità per soddisfare le esigenze dei lavoratori. È con questo spirito che la Fisascat ha voluto riproporre un approfondimento sul tema, certa del contributo che potrà dare la contrattazione di primo e secondo livello nella realizzazione del cosiddetto welfare contrattuale, del sostegno al reddito e della formazione continua. Alla tavola rotonda hanno preso parte esponenti del mondo del lavoro e dell'università che hanno portato un significativo contributo all'iniziativa. La bilateralità per la Fisascat è una scelta importante e altrettanta importanza ha nella formazione dei quadri. Infatti, nell'ambito delle azioni formative che la Fisascat sta sviluppando con i propri quadri, i propri rappresentanti sindacali, aziendali, i propri dirigenti, si sta dedicando una grande parte della discussione proprio alla bilateralità. La bilateralità è strategica per i settori del terziario, turismo e servizi. Sono settori labor intensive dove però l'occupazione è molto frammentata. Il sistema di relazioni sindacali ha bisogno del sostegno di una bilateralità, che sia una bilateralità utile alle parti, attraverso la quale svolgere importanti azioni di tutela e di servizio, sia per i lavoratori che per le imprese. La bilateralità deriva proprio dalla contrattazione e il nuovo modello contrattuale che insieme alla UIL, a tutte le forze imprenditoriali, tutti meno ovviamente alla CGIL, abbiamo siglato, rafforza proprio quel secondo livello dove la bilateralità, la contrattazione territoriale rafforzano il potere d'acquisto del lavoratore e danno mutualità e sostegni. Confcommercio e Fisascat CISL hanno puntato da molti anni e da molti rinnovi del contratto sulla bilateralità. Stiamo raggiungendo veramente degli obiettivi molto importanti, ne abbiamo consapevolezza, ma abbiamo anche la consapevolezza che il lavoro svolto non è terminato, va portato ancora avanti con la stessa determinazione, cercando di far sì che il welfare contrattuale sia il punto di forza delle relazioni tra sindacato e Confcommercio. La linea della partecipazione attraverso la contrattazione decentrata è uno dei filoni portanti anche delle strategie della nostra organizzazione. E allora capire come accanto alla contrattazione partecipata, la bilateralità può in qualche modo intervenire a sostegno della tutela del lavoratore sotto diversi profili, è proprio l'oggetto di questo incontro di oggi, in cui saranno messi insieme da un lato il welfare contrattuale, dall'altro anche tutto il tema del mercato del lavoro, cioè della formazione per lo sviluppo, per la nuova occupazione. Quindi la bilateralità si inserisce all'interno della strategia partecipativa a sostegno di un'azione contrattuale forte in un momento di difficoltà e quindi con un ruolo anche di sussidiarietà rispetto all'intervento appunto dello Stato. Noi professionisti prendiamo atto che il sistema della bilateralità è di estrema importanza in quella che è la contrattazione collettiva, in quello che il legislatore ha affermato nel tempo come strumento regolatorio dei rapporti di lavoro. Valutiamo positivamente tutte quelle che sono le opportunità che la bilateralità prevede a sostegno delle aziende e a sostegno prevalentemente dei lavoratori, ma anche come fidelizzazione dei lavoratori nei riguardi delle aziende, ma anche come alternativa dei costi del lavoro che incidono pesantemente su quelli che sono gli elementi retributivi e che possono trovare uno sbocco invece sulla bilateralità con un onere inferiore per le aziende. Paradossalmente questo è un aspetto che è stato poco e che viene poco considerato e che ritengo, proprio noi professionisti, esperti, tecnici della materia, dovremmo imparare maggiormente a divulgare e a portare a conoscenza delle imprese e anche dei nostri interlocutori, parti sociali, con i quali condividiamo questa sperimentazione nuova della bilateralità.
L'assistenza sanitaria è uno dei pilastri del sistema del welfare contrattuale, perché è l'evoluzione futura di un sistema che ormai non regge più in Italia. Il sistema sanitario non ce la fa ad assistere tutti. Il welfare contrattuale è una novità interessante che porta comunque una parte del salario a essere utilizzato per la sanità. Questa è una strada nuova, una strada che peraltro anche in altri paesi stanno percorrendo. Certamente è una strada che va organizzata, perché ancora non è completamente organizzata. Pensiamo che la bilateralità come principio abbia la possibilità di far tesoro di esperienze più o meno positive, in ogni caso valide in termini esperienziali, e che nella innovazione che comporta il mondo delle professioni abbia la possibilità di interpretarsi anche in modo innovativo. Quindi con la disponibilità di un rapporto che è costruttivo e non di equilibrio, se vogliamo, quasi spartitorio, abbiamo tutte le intenzioni e possibilità di creare qualcosa di nuovo ed effettivamente di dare un apporto alla struttura dello studio, al datore di lavoro come promoter della propria attività e soprattutto ai lavoratori, che sono risorsa indispensabile per l'evoluzione qualitativa del comparto. È evidente l'importanza che la formazione continua riveste in questa fase di crisi dell'economia mondiale. Nel nostro paese questo significa dare ai lavoratori l'opportunità di rafforzarsi, sia per ritornare con maggiore professionalità nelle loro aziende, sia per affrontare eventualmente il mercato del lavoro con maggiori competenze, quindi essere più appetibili da parte delle aziende. Termina qui questo appuntamento con il TG Lab. Vi ricordo che potete seguirci anche su Facebook, su YouTube, sul canale Fisascat CISL, e che potete inviarci segnalazioni e suggerimenti all'indirizzo mail redazione tglab@fisascat.it. Grazie di averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti, oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro, o hai bisogno di notizie su busta paga, malattia e infortuni e ogni altra consulenza, per te c'è la Fisascat CISL. Tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio, turismo e servizi. Siamo su internet all'indirizzo www.fisascat.it, dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali, alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.